Allora, sono qui in via Ricchioni, come vedete alle mie spalle c'è il municipio, dove questa mattina hanno inaugurato questa bella area ludica, vi faccio vedere. Sono un po' distante perché ci sono dei minori, eccetera. Inaugurato questa bella area ludica, pensata diversi anni fa. Infatti, diciamo, segue una deliberazione del precedente consiglio municipale, però un'area direi assolutamente necessaria, perché questa qui ad angolo tra via Candura e via Ricchioni, zona polizia locale, era effettivamente un'area completamente abbandonata, quindi in uno stato di degrado veramente assoluto. Ovviamente adesso rimettiamo alla cittadinanza la cura del luogo. E sta a noi valorizzare questi spazi. C'è un problema, e il problema che abbiamo fatto rilevare fin dall'inizio è il fatto che, per delle questioni che non sono riuscito ancora bene a capire, pare per un ritardo in alcuni approvvigionamenti, i pali della pubblica illuminazione non sono ancora ben posti. E se voi vedete in alto, i pali dell'illuminazione pubblica sono in realtà rivolti chiaramente verso la strada. Per me che abito qui questo diventa un problema notevolissimo. Infatti proprio sabato la zona era completamente al buio e io ho dovuto fare una segnalazione alla polizia locale perché c'erano circa 20-30 ragazzi piccoli, mi sembravano ragazzi dai 12-15 anni, che stavano praticamente vandalizzando l'area che in quel momento non era ancora inaugurata. Questo è un problema e infatti già oggi in commissione abbiamo sollecitato l'urgenza di questa fornitura, anche dal mio punto di vista provvedendo a un'illuminazione provvisoria, magari qualche faro che si alimenta dallo stesso palo della pubblica illuminazione, magari rivolto con un cono di luce verso lo spazio ludico per l'appunto. E questo è un tema che è un tema anche legato al tema sicurezza. Ora, se si parla di sicurezza, non si vuol dire necessariamente che si sta andando a condannare un certo modo di fare politica, perché solitamente quando si sente parlare di sicurezza si dice: ah, ok, questo è un tema di destra, non è questione di destra o di sinistra, è un tema proprio di vivere un territorio, perché adesso a nemmeno 100 metri rispetto all'area ludica appena inaugurata, vi faccio vedere un'altra area ludica, lo stato in cui versa. Qui diciamo c'erano delle giostrine e in realtà vedete adesso cos'è rimasto. Questo è un problema, cioè il problema in questa zona è il fatto che sembra che da un certo orario in poi sia terra di nessuno. E ovviamente molti dei cittadini che mi fermano quotidianamente mi dicono: ma com'è possibile che proprio a 50 metri dal luogo dell'istituzione, a 50 metri dal luogo in cui fa sede la polizia locale, si verifichino costantemente queste situazioni. Così come si verifica durante il periodo estivo il fatto che queste aree diventano praticamente proprietà privata di qualche soggetto che incomincia a fare feste private e il degrado che troviamo, i rifiuti che vediamo lasciati attorno, sono un problema. Tutto questo per dire che? Per dire che siamo contenti di quest'area ludica, un'area ludica strettamente necessaria. Era opportuno riqualificare questa zona perché rendere belle certe zone consentono di vivere meglio, si migliora la qualità della vita, si fa sì che i bambini quando escono da scuola non vedono un'area degradata con erba che cresce selvaggiamente, ma vedono una bella area riqualificata. Quindi è quanto mai opportuno lavorare in quella direzione, nella direzione di riqualificare gli spazi. Dall'altro lato dobbiamo, da un lato, migliorare il senso civico delle persone che ci abitano, ma dall'altro lato, ulteriormente, complementarmente a questo, come parte politica dobbiamo considerare che non è sufficiente inaugurare uno spazio affinché quello spazio sia vissuto, ma è necessario lavorare sulla manutenzione ordinaria, è necessario lavorare sulla sicurezza, è necessario investire e far sì che le persone per bene che ci tengono al territorio siano garantite dal fatto che quando si va a
si interviene, per esempio segnalando un problema, poi effettivamente l'istituzione c'è e deve intervenire. Sabato, quando ho visto quell'episodio all'interno dell'area ludica oggi inaugurata, ho visto l'episodio in cui c'erano circa 20 ragazzi che stavano vandalizzando lo spazio, in realtà c'erano tante persone che guardavano, tante persone con le quali poi ho interloquito, che dicevano: consigliere, ma io avevo paura a parlare perché non si sa mai, magari erano ragazzi che appartenevano a qualcuno e quindi non me la sono sentita di dire niente. Ora ovviamente è chiaro che io, che vivo il territorio e lo cammino quotidianamente, ho un po' la scorza più dura, quindi per me è facile sia qualificarmi e sia, diciamo, contattare in maniera qualificata le forze dell'ordine, le quali intervengono comunque a prescindere che uno sia un consigliere o un libero cittadino che fa la segnalazione. Però dico, è importante dare al territorio, alla cittadinanza pura, pulita, la sensazione di vivere in un ambiente sicuro, e questo è un tema politico che riguarda tutti noi. Io vi saluto, diciamo, volevo fare con voi questa camminata perché stamattina abbiamo inaugurato quell'area bellissima, a distanza di 100 metri abbiamo questa situazione. Ciao a tutti, ci vediamo, scrivetemi nei commenti, ditemi quello che pensate, ci aggiorniamo, vi scrivo, vi commento. Ciao.